Benvenuto con Padre Pio dai luoghi del convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo. Oggi vogliamo raccontarvi un episodio che è stato raccolto nelle testimonianze di Padre Costantino Capobianco, detti aneddoti di Padre Pio. Padre Costantino ci racconta che un giorno era in treno, lui doveva tornare a Fragneto l'Abate, nella sua cittadina natale. Era in compagnia di Panunzio, lo chiama proprio così, il signor Panunzio, era un brigadiere che doveva andare a Benevento. Insieme al suo carissimo amico presero questo treno e nella stessa carrozza, proprio di fronte a loro, ci furono due persone, un fratello e una sorella. La sorella era tutta vestita di nero. Queste due persone, entrambe di Pietrelcina, erano state qui da Padre Pio per chiedere della sorte del marito di questa donna. Eravamo nei tempi della guerra, della Seconda Guerra Mondiale, il marito era su un incrociatore italiano che era diretto in Grecia, che venne silurato dagli inglesi, quindi affondato. Quindi non si ebbero più notizie dell'equipaggio. E la donna insieme al fratello vennero qui da Padre Pio per chiedere notizie. Padre Pio al fratello disse che bisognava sperare, bisognava pregare, mentre alla sorella, ovvero la moglie del soldato italiano, disse: stai tranquilla e calma, tu tra qualche giorno riceverai una bella notizia. Beh, queste parole subito arrivarono alle orecchie di Padre Costantino, che in quel momento non aveva parlato, però ascoltò bene e per quasi rincuorare la signora che aveva proprio di fronte, disse: signora, non faccia così, ecco, non sia triste, perché se Padre Pio ha detto tra qualche giorno riceverà una bella notizia, mentre a suo fratello ha detto preghiamo e speriamo, vuol dire che qualcosa di buono arriverà, deve stare tranquilla. Ma la signora non diede cenno a nessun tipo di sorriso o altro. Ecco, tutti si congedarono. Panunzio andò verso Benevento, lo stesso padre Costantino continuò verso Fragneto l'Abate, i due scesero quindi a Pietrelcina. Nei giorni successivi padre Costantino si ritrovò a casa con i familiari e, parlando con il fratello Geremia, gli raccontò il fatto avvenuto in treno. Gli raccontò di questa donna, di questo soldato, ma Geremia non lo fece continuare, perché disse: sai che una donna di Pietrelcina ha avuto una bella notizia qualche giorno fa? Il marito, che ormai si credeva morto, disperso nelle acque del Mediterraneo, ha telegrafato dall'Inghilterra e ha detto che sta bene. Lì era un soldato prigioniero, ma che poi tornò a casa nella sua Pietrelcina.